perché hai scelto proprio lui? Mi voglio divertire, lui è divertente, al 100%. Vi piace The Voice Senior? E poi? Poi no, scusi. No, no, Clementino, hai fatto benissimo la scelta, perché Clementino è una squadra che sarà veramente tutta una sorpresa, perché si dice che la Bertè è una squadra forte, ma Clementino lì... Una bella ma lui è un uomo che ha una grande cultura musicale, certo, e fa il clown, è un po' come me, cioè ha vissuto con la musica per tutta la vita, però fa il clown. Senti tesoro, ma quindi c'hai pronta per la semifinale? Che cosa sai già? Che cosa preparerai? Venerdì. Ormai mi sono buttata in questa cosa e vada come va. Ormai dai, mi sono buttata. Cioè, e poi è bello conoscere nuove persone. Il livello è molto alto. Hai fatto amicizia con qualcuno? Come? Hai fatto amicizia con qualcuno? Oh, con tutti, però insomma, a me e ho fatto. Veramente mi ha colpito, c'è stato un religioso che si è presentato anche lui alla gara. Come no? Ma sì. È stato pure da noi, Don Bruno. Sì, cioè, Don Bruno. Certo. Allora vuoi vedere Don Bruno? Sì. Dov'è? Noi lo amiamo. Dov'è? Video messaggio di Don Bruno. No! Don Bruno! Ciao Serena e saluto tutti gli ospiti della vostra puntata. Ma che gioia, che risonanza, che eco il mio essere stato lì con voi. Tutti mi fermano e mi dicono: ma tu sei un tiramisù, tu ci hai fatto trascorrere un pomeriggio gioiosissimo, e quindi tanta riconoscenza a voi per l'invito. Grazie davvero di cuore, e poi soprattutto l'isonanza, l'eco è della trasmissione anche di The Voice, dove ho incontrato Mini Minopio, che voglio salutare caramente. Mini, ti ricordi? Abbiamo parlato di fede, io cattolico e tu protestante. Abbiamo fatto ecumenismo, la stessa fede, lo stesso battesimo, lo stesso credo, e poi hai aperto il tuo cuore. E infine, Mini, ti ricordi che mal di piedi e mal di scarpe? Auguri, buona vita, ciao a tutti! Meraviglioso, meraviglioso. Le vie del Signore sono infinite. Lui, io le ho chiesto, poi ho chiesto un consiglio, perché ho detto: ma Don Bruno, sai, io vado ogni tanto nella chiesa cattolica, vado là, perché la mia chiesa anglicana sta in via del Babuino a Roma, lontanissimo, e quindi... Dice per praticità. E lui ha detto: no, va bene. Devi convertire. Che poi in realtà ci fu, nei ruggenti anni 70, ci fu un sacerdote che ti ripudiò perché tu eri troppo sexy. Andò? Sì, ballavo con le mie ballerine, perché io giravo l'Italia con le ballerine, bellissime ragazze, cioè, ero l'unica soubrette ad avere le ballerine donne, cioè tutte le avevano i boys, no? E io avevo le donne, e avevamo dei costumini da indiani Sioux. Però era praticamente questo costume, era un perizoma con un recipetto e un po' di piume. Per l'epoca diciamo che era un pose, ecco. E quindi? L'organizzatore della festa aveva detto: ma io credevo che Mino Prio era un cantante uomo, Mino Prio. Cioè ti ripudiò. Tu eri stata invitata a quella festa. Quando poi la videro... Ha detto: ma che è questa roba qua? Che sono ste piume, sti culetti? Insomma, ci ha messo i manifesti sulle pareti. Ieri sera abbiamo visto uno spettacolo, insomma, Osè, non sta bene, eccetera, eccetera. Insomma, vabbè. Dai. Vabbè, ci ha fatto pace poi con questo sacerdote? Sì. Non sono più andata lì. Comunque, la rivediamo, la grande Minnie, nel meglio delle sue esibizioni, in questo super medley. Vai. Grazie. Gambe alte così, un pochettino svestita. Insomma, teniamo anche i bambini e vi presento Mini Minopio! Qualcuno si faccia avanti. Noi ballammo al suono dei saxofoni. La tromba si incopava col trombone. Serena, Serena, e con
ti detesto. Ma che annata per i duri generi, non ne faranno più così. Favolosa, sei identica, dice Angelo. Senti, c'era una volta una ragazzina di che a 15 anni debutta su un palco londinese? Sì, io ho lavorato 3 anni a Londra in alcuni musical. E prima di venire in Italia mi vide appunto Lelio Lutazzi con Walter Chiari. Tua madre ti mise il dentifricio in valigia perché temeva, sì, che erano di origine italiana i genitori. Sì, sì. Però ci temevano... che l'Italia fosse un paese talmente, sì, arretrato, sì, che non c'era nemmeno il dentifricio. Sì, ma non ti devi meravigliare, perché pure un parente di mio marito che si era trasferito all'albore del Novecento in America ci ha portato le scarpe e un paio di jeans dall'America, perché ma 15 anni fa, perché pensavano che ancora non avevamo le scarpe in Italia, non lo so. E in tutto il tuo, in tutti i tuoi giri italiani fai anche la ballerina nel film Cleopatra con Liz Taylor. Stavo sopra una piramide con 2 ali così, che facevo così, e poi un'altra scena uscivo da un serpente, ballavo. Abbiamo fatto 3 balletti con il coreografo Hermes Pan, che era il coreografo di Fred Astaire, quindi un grande incontro. Ma come si sta sopra una piramide? Cioè la piramide... No, l'ingresso a Roma, se vedete il film, c'è Liz Taylor che entra con Loris Loddi, che è l'attore che ha fatto il bambino, suo, Cesarione. E ai 2 lati ci sono 2 piramidi che camminano, colmi di ballerine con le ali. Bello. E io ero lì. Ragazzina, che quanti anni avevi lì? Chissà. Lì avevo 19 anni. E non ti mancava mamma, la famiglia? Ma chi li ha mai conosciuti? Sono stata sempre in collegio da bambina. Come chi li ha mai conosciuti? Sto scherzando. Cioè, e noi inglesi, i bambini li mettono in collegio verso i 7 anni, no? E poi ci vediamo i nostri genitori durante le vacanze, perché poi mamma e papà, oppure c'è una visita di un paio d'ore di pomeriggio ogni 3 settimane. Cioè, era così. E tu invece come sei stata con la tua prole, con tuo figlio, no, maschio? Ma sono loro con me che fanno lo stesso. Come fanno lo stesso? Insomma, adesso per The Voice, insomma, spero che mi verrà a trovare, perché si lavora a Milano e lui sta studiando, il nipotino. Di 21 anni. Ok. E allora spero che mi verrà a trovare. Come si chiama il nipotino? Giacomo. Giacomo, facciamo un appello, vai ad applaudire nonna The Voice Senior. Ti vediamo qui nella tua prima apparizione in TV, però da protagonista, nel 1967. Canti Signorina Grandi Firme. Ah, ecco. Signorina Grandi Firme, col suo stile 900, hai portato il turbamento in ogni cuor. Signorina Grandi Firme, con la gonna sempre al vento, tu dirigi il movimento dell'amore. Le ragazze d'oggigiorno sono tutte come te, basta solo guardarsi intorno, mamma mia quante ce n'è. Signorina Grandi Firme, sei la diva del momento, ti faremo un monumento tutto d'or. Vediamo sempre sul giornale un tipino originale, seducente ammagliator, nato dal cervello di un artista per la celebre rivista che nel mondo fa furor. E questa signorina ogni sabato mattina si presenta nella fresca sua beltà. Vabbè, deliziosa, eri mora? Sono mora. Una finta bionda, però devo dire che sono bionda da talmente tanti anni ormai che posso dire di essere una bionda, ecco. Sei bionda dentro? Sì, sono bionda dentro. Senti, e poi diciamo quella cosa che più destò scalpore fu qualche anno dopo,
nel 1971. Ah, prima avevi fatto Ciao Rudy con la Carrà, peraltro. Sì, come no, eravamo compagni di camerino, insomma, per 3 mesi, poi lui andò a fare cinema, perché... Però avevo un numero con lui, ballava. Eccola, questa è Mastroianni che canta. Ma... Vorrei fermare il mondo su quest'attimo stupendo. Tu sei colei che cercai e mai finora incontrai. Che poi fu quando fu durante appunto Ciao Rudy che Raffaella Carrà ebbe una delle prime parti da protagonista, no? Sì, lei ebbe un upgrading, si dice, perché erano 13 le attrici, una mancò, allora lei fu, diciamo, prese il posto di questa che lasciò la compagnia. Io prese il suo posto con un balletto e una battuta. Che dicevi, dopo di me, l'anno dopo, questa cosa mia lo fece la Loredana Bertè. Ma dai! Già, certo! Ma secondo me avete parlato con Loredana quando vi siete riviste? No, non ci fanno parlare con i giudici. No. Ma Loredana si è girata per te? Sì, sì, tutte e quattro sì, si sono sì, girate. Sì, tutte e quattro. Però lei per ultima. Per ultima. E come pensi di conquistare? Perché poi ci sarà Clementino, ti deve portare avanti e poi c'è il televoto. Ma non so, siamo nella mischia, poi cambiano ogni giorno, poi va, perché siamo tanti cantanti, capito? Vengono da tutte le parti dell'Italia. E quando sarà, se mai arriverai al televoto, io te lo auguro, cioè se mai arriverai alla finale, incrociamo le dita, come lo conquisti il televoto? Beh, no, io non faccio mai niente, cioè non, io quello che succede, quello che mi capita. Ah. Cioè non sono una che fa, non so, i biglietti falsi per, non so, votare. Ma da bambina volevi fare soprattutto varietà, no? Volevi far ridere, giusto? Sì, io da bambina volevo fare la comica, perché da bambina a scuola, quando c'erano le recite, i saggi di fine anno, io avevo sempre un ruolo o di gallina, corvo, maiale, insomma di tutto e di più. E sempre un animale facevo io, quindi mi piaceva molto questa cosa. Trovavo più. E ho trovato come che la facevi più... la gallina? Te lo ricordi? Insomma, io non so, che ne so, sono passati 75 anni, grande. Non lo so. Ma come 75? E il corvo come si fa? Che ne so. Vuoi sapere il maiale? Vabbè, irrefrenabile. No, perché in effetti adesso ho controllato la data di nascita. Tu sei del 42. Io sono del 42. Quindi ne fai 81 quest'anno. Adesso fra un po' sì, faccio 81. Capito, ragazzi. Cioè, siamo tanti, è un esercito di maggiorenni. Di over, e ce ne stanno tanti, perché a partire appunto da Iva, certo. Non so, Berti, tutti che siamo. Chissà cosa avrà di magico la vostra generazione, dovremmo farci la gioia di vivere. Cosa mangiavate, esatto, chissà. Senti, Minni, no, peraltro forse è stato questo connubio fra ironia e sensualità a farti diventare così amata dal pubblico italiano. Rivediamo la famosa performance del 71, che tanti guai ha dato alla famiglia della Grimaldi, adesso ce lo racconti, che tu poi hai rifatto con Angelo dei Ricchi e Poveri. Pensate, era la sigla di Coda, quindi comparivano anche i titoli davanti al suo viso. È comparso solo 5 volte perché ci fu un terremoto e la sesta non andò in onda. Era quindi speciale per noi. Quindi 5 passaggi con il rullo che eppure passava sopra. Passato alla storia. Lo vediamo. Quando mi dici così, ti amo, io ti rispondo così. Ti amo, come ci vogliamo bene, noi due. Non ci la
nasceremo mai, 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 tutte le volte che tu sorridi, io t'amo sempre di più. Gia, gia, gia. Lo vedi, dammi un bacio presto, presto, altrimenti non resisto. E se questo non è amore, dimmi tu cos'è. Ah, è un'altra clip, no? Perché avevo chiesto di attaccarlo. Anni di danza classica e 2 anni di canto lirico per fare questa cosa. Beh, ma ha fatto benissimo. Che è successo in casa? No, ecco perché i miei genitori mi hanno... Io avrò avuto 10 anni, perché parliamo 71, giusto? Quindi mio padre, quando usciva Mini Minopri, soprattutto questa sigla, era così. Con la bocca aperta, spalancata, e mia mamma, slandron, chiudi la bocca, andiamo a letto. Oh no, un attimo, ma è finito il programma. Una gelosia. Mia mamma, Mini, era gelosissima di te. Ma perché? Era talmente scherzo. Beh, mio papà era pazzo di te, comunque avevi un corpo pazzesco, bellissima. Sempre elegante, mai volgare. Perché c'è l'ironia. Se c'è l'ironia non si è mai detto, si è volgari. E mio papà era pazzo di te. E quindi, sai, ha pure questa responsabilità, sappilo, come tante altre famiglie italiane, Angelo De Ricchi e Poveri ha voluto rifare la stessa scena con te. Vai. Slandrom. Il sogno mio era fare Fred Buongusto e avere te vicino. Questo... Angelo, che vuoi fare? Vuoi farci CPCB con ma me? Ma guarda. Vai, Angelo, vai, vai, Angelo, vai. Non voglio buttare. Vai, Angelo. Oh, vedi, CPCB. Vai, Angelo. Scusate, mi butto. Vai, vai, vai. Vai, vai, prego, prego, vai, vai maestro. Non me ne potrò mai non liberare. Ce la faccio. Ciao. Okay. Ero sempre innamorata di te. Anch'io di te. Non ce lo siamo mai detto. No, però. Non ce lo siamo mai detto. Non è mai troppo tardi. Non è mai troppo tardi. Non è mai hai troppo capito? Tardi. Si scoprono gli altarini qua. Siccome praticamente non devo cantare qua, devo fare solo delle mossettine. Poso questo. Sì, vai. Dai, proviamo a farla. Io ci provo, non l'ho mai fatta, però provo. Sì. Così ti amo, io ti rispondo così. Come mi rispondi? Ti amo, come ci vogliamo bene. Noi due, non ci lasceremo mai. Va bene. Insomma, ecco. E chissà se ti guardava anche tuo marito, che invece ti ha guardato il terrore quinte, Carlo Mezzano. Dov'è? Benvenuto. Dov'è? Ciao Carlo, benvenuto. Accomodati. Grazie. Pensate che... Pensate che... Per aver, diciamo, lasciato il primo marito, perché lui è il tuo secondo marito dell'84, tu sei stata denunciata per abbandono del tetto coniugale, eh? Sì, è adulterio, di tutte di più, insomma. E allora così, era così. Allora. Era così, era il primo anno che uscì il divorzio, insomma, quindi era tutto molto E tu, nonostante lento, tutto, hai deciso di comunque di andare per la tua strada? Oh. Quando basta, basta, ho fatto 11 anni e mezzo, quasi 12 anni con mio ex marito, un bellissimo figlio, tutto quello, però insomma. E tu qual è il primo ricordo che hai di Minnie, Carlo? Forse incontrato... quando l'ho conosciuta, il primo ricordo, forse quello che mi ha lasciato più perplesso è stato un giorno, perché noi ci incontravamo di nascosto a Roma. Uno dei nostri complici era Don Lurio, che ci ospitava a casa sua. Ci ospitava a casa sua perché con Minnie non si poteva andare in giro perché era conosciuta, no? E quindi dovevamo trovare dei posti. Un giorno sono arrivato a Roma e lei mi dice andiamo, andiamo che c'ho una sorpresa per te. Va bene. E andiamo in un residence
Come sono entrato in questo residence, ho trovato le valigie sue. Ho detto, ho lasciato casa. Io ho detto, oh mamma mia. Ho detto, ho lasciato casa. Ho detto, ma che stai dicendo? Sì, però le valigie c'erano, stavano là, le valigie, tutte piene di valigie. Dico, ma perché? Dice, ma non preoccuparti, tu fai la tua vita. Questa è una mia scelta. Quindi non è stato punito, cioè non ti ha messo, non l'hai messo in discussione. No. Brava, non è che l'ho pungolato, no, no. Brava, cioè nel no. senso per no, sarebbe no, sciocco. No. Lei mi ha detto. Eravamo innamorati, però insomma ognuno deve scegliere la propria vita. E quindi tu hai avuto però, diciamo, ovviamente la responsabilità però di questo gesto. Sì, sì, credo di non ricordo, però credo di non aver dormito qualche notte. Mm. Comunque poi lo vedete adesso tutto calmino, come lui era un piperino, guarda, beh, lo vedi, adesso c'ha 74 anni, insomma, quindi si è calmato, ma prima io l'ho amato anche per questo, perché era 73 quando lui è precisa con i capelli lunghi, tutti come un cocker spaniel, bellissimo, cantava. Perché tu lavorava a Charlie, lavoravi così, eri il suo manager, no? Cosa avevi fatto? Avevi organizzato delle cose per lei? Ci siamo incontrati ad un festival di voci nuove a Manduria. Al paese, il mio paese. Il suo paese, ma anche il mio paese di adozione, perché abbiamo vissuto lì e abbiamo amici lì. Quindi. E quindi tu denunciata, lui facevi finta che lui fosse il tuo autista, no? Sì, cioè. Per quasi un anno e mezzo. Per un anno circa io mi infrattavo, tante volte c'erano delle cene ufficiali con dirigenti, con musicisti, coreografi. E io mi mettevo sempre in fondo al tavolo e a fianco c'era sempre Don Lurio, che era un suo amico, diciamo. Sì, del cuore. Guarda, ti rivediamo in un famoso carosello degli anni 70 e poi continua questa storia che è meravigliosa. Con una peperina, perché tu peperino, ma lei pure peperina. Mamma mia, certo. Come mamma mia? Certo. Che combinava? Poi, a parte questo, poi si combinavano delle persone strane. Il regista che girava i caroselli suoi era una testa matta, però è stato un grande regista. È stato Luciano Emmer. Come no, certo. Luciano sì, Emmer. Sì. Allora, Luciano Emmer, una volta dovevano girare un carosello e hanno trovato questo casale in campagna, allora ha mandato un macchinista, dice vai sopra a collaudare prima se regge il tetto. Praticamente hanno dovuto chiamare i pompieri perché il tetto non reggeva. Mi avrebbe mandato sopra. L'avrebbe mandato sul tetto e sarebbe sprofondata. Vabbè. Senti Carlo, ma tu eri geloso di lei? Sì, io sono geloso ancora oggi. Ah, bravo. Certo. Solo c'è una differenza, che mentre io prima ero geloso, però sapevo che lei è di proprietà del pubblico. E quindi dovevo subire le conseguenze di della sua fama. Di un'artista famosa, nota, subivo le conseguenze. Oggi io pensavo che lei si fosse ritirata e che quindi speravo. E invece no. Ma adesso non sei geloso, però.
Sì, sì. Come sono... sì? Cioè, dietro a The Voice. Cioè, io sono contento per lei. Sono contento per lei. Però se mi dici se sono geloso, io devo dire onestamente sì. Bravo. Cioè, perché temi che qualche altro che un uomo te la possa portare via? Cioè, state insieme dal 73? Ho fiducia in me. No, no, perché? Non è... Non lo so. La colpa sarà, secondo me, non sei tu che gli dai il motivo di essere geloso. No, 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 no. Lei non mi dà motivo. Sono io che sono troppo... Che dice questa iena che ha dato la dispensa? No. Cioè, lei non dà, allora, io non la conosco, la vedo oggi per la prima volta, non mi dà proprio niente di, cioè, non mi dà proprio modo di pensare che possa... Io non sono provocante. Essere... No, non no, sono, assolutamente non sono. No. Assolutamente. Quello che ho detto io, che a volte il gatto nella dispensa... Mangia, sì, va bene, senti, ti vedi, vediamo Rita Pavone, va che imitava Minnie Minocru in Quando mi dici così. È epica oramai. Quando mi dici così, ti amo, io ti rispondo così. Ti amo, come ci vogliamo bene, noi due. Non ci lasceremo mai. Che meraviglia, Rita Pavone, queste... la più grande soubrette che l'Italia abbia avuto. Salutiamo Rita, cioè, con lei c'è Gianni, sente, c'era Gianni Brezza. Sì, spesso ci segue, quindi chissà che non ci risponda in diretta. Penso così. Dichiarazione d'amore, di stima di Minnie Minocru. Davvero. Carlo, torniamo a quel 73. Lei arriva con le valigie, ha lasciato il marito, ha la polizia che la insegue per abbandono del tetto coniugale, giusto? Certo. Tu ovviamente ti senti caricato di responsabilità perché lei era giovane... Tu sei del 42, quindi sì. Lui avevi 30 anni. Lui ha 7 anni e mezzo quindi meno tu avevi me. Poco più che ventenne. 23. Io 23 e lei 30. Immaginate una ragazza esplosiva, famosa, che arriva a casa di questo 23enne. Quando è che invece hai capito che eri ben felice che lei avesse lasciato il marito? Guarda, io ai primi tempi mi sono innamorato, è inutile negare, mi sono innamorato della sua bellezza, naturalmente. Certo. Poi è subentrato, diciamo, un po' di gelosia perché lei era sempre con coreografi, musicisti, con ballerini, cioè, no. E io ero sempre in disparte, da parte, capito? Però, passato quel periodo che poi era il periodo in cui lei debuttava in teatro con Lando Buzzanca, una grossa commedia musicale, diciamo, in varietà musicale con Lando Buzzanca. Però quando è arrivata la fine della tournée al Teatro Sistina, che loro sono stati quasi 2 mesi al Teatro Sistina, io avevo già organizzato tutta la tournée estiva, per cui tornava ad essere mia finalmente, capito? Yeah. E abbiamo fatto la tournée durante l'estate, con orchestra, ballerine e così via dicendo. Però era tosto lui, perché voleva sempre... Cioè, abbiamo avuto un antagonismo artistico per tanti anni, perché lui la pensava in un modo, io in un'altra. Proprio io la vincevo sempre perché lui doveva abbozzare. Ma te non ti pesava la sua gelosia? Sì, come? No, no? Perché... Sì, insomma, però non sono stato certo, mai... la gelosia è sempre una cosa negativa. Non sono mai stato pressante, mai pressante. Ferico, ok, cioè, soffrivi in silenzio. Sì. Un geloso piacevole. Sì, vabbè. Cioè, comunque, senza di lui non avrei fatto la metà delle cose che ho fatto. Sono felice di questa nostra unione che dura da 50 anni, nonostante tutte le liti, cose, discussioni. E poi non vuole mangiare mai il cibo che cucino e tutte queste cose così. Ci sarà un motivo allora... come cucina. Invece lei è un'ottima cuoca, lo sai, i nostri amici la conoscono tutti.
Vabbè. Si prenotano, fanno le prenotazioni. Vabbè, vabbè. Ma credo che ci sia un po' di ironia. Qui c'è il Noschese che ti imita. Ah, oddio. Bellissimo quello. Nixon e Malaghero. Cosa vi faccio vedere? Sì. Ma ti sussurra così. Ciu. Ce l'hai. Nixon risponde così. Come si vogliono bene, yeah, sti due. Sono tutti pappa e ciccia, sti due, sti due. Oh yes. Mao gli bisbiglia così. E l'impipipipi, l'impiao. Miagola Nixon così. Pantalone presto presto, oh yes, altrimenti I don't resisto, oh. E se questo non è amore, dimmi tu cos'è. I potenti effetti speciali Noschese faceva sia lei, sia Nixon che sì, Mao. Sì, faceva tutte e tre, poi è stato poco celebrato. Alighiero i giovani non lo conoscono. È vero, noi non perdiamo occasione di mandare invece dei repertori perché sono fenomenali. Carlo, ma come le hai chiesto di sposarti? Ma io non ci pensavo, perché erano già 11 anni che noi vivevamo insieme, no? A un certo punto stavamo parlando di qualcosa... Che facciamo oggi? Lei mi fa, dice, ma scusa, ma a te non ti è venuto mai in mente di sposarci? Giusto. Ho detto, ma scusa, stiamo aspettando il divorzio. Lei fa, no, il divorzio l'ho già ricevuto, l'ho già avuto 2 anni fa. L'aveva già ricevuto. Sperava di rimandare questa cosa. Perché prima non ti potevi sposare se non avevi. Comodo però. Allora lei mi fa, dice, il divorzio c'è già. Perché il divorzio? E vabbè, decidi te, dice, quando vuoi sposarti, quando vuoi te. E ci siamo sposati così. È arrivato tardi, ha dimenticato gli anelli, ha dimenticato la cassa di champagne. Insomma, è stato bellissimo, guarda, bellissimo. Perché c'era buonanima, buonanima la Isabella Biaggini, buonanima. Sì, come... È stato sì. Bellissimo, al matrimonio di Isabella è stato uno spettacolo. Il più elegante era il mio cane. Ma che dice? Comunque questa canzone la cantate insieme perché voi avete cantato Dita mia, anima mia insieme. Sì. Allora, lui ha scritto tante canzoni mie. E comunque Carlo, ascoltando la canzone ti sale l'emozione, la stessa emozione che abbiamo visto a The Voice Senior. Sì. Non sono, io no, quando mi emoziono per qualche cosa, diciamo, di particolare, nel caso suo è perché ho visto che lei ha raggiunto, voleva fare questo, lei ha detto io ci vado, non mi importa niente, lo voglio fare. Va bene, siccome... Noi nel nostro legame, una cosa importante che ci ha tenuto 50 anni è il rispetto dei ruoli. Io rispetto lei, bravo, che è un artista, lei rispetta me che sono un produttore, per cui se lei decide che vuole fare quella trasmissione, io dico falla, bravo. Va bene. Ma falla. Glielo dici ti amo? Sempre. Ah, e tu glielo dici a lui? Lui mi tira le orecchie sempre, questo è il massimo del suo. È molto coccoloso, è molto coccoloso, anche se non lo vuole dimostrare. Però ma no, l'ho capito. Tu sei qui nella Monica di Monza dai Promessi Sposi di Antonello Falqui. C'era Quartetto Cetra, c'erano Albano e Romina nel ruolo di Renzo e Lucia. Vabbè, altissimo livello. Benvenuta nella nostra oasi di pace. Io non voglio stare qua, non mi piace stare qua, per la vita che si fa, qua, 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 qua. Ma non è vero, qui si vive serenamente. Glielo spieghi lei, signora. Una monaca è sempre una monaca. La sveglia.
Marcella ti appare un cunicolo, ma nessun uomo lì ti insidierà. La tonaca è certo una tonaca, però da tanti rischi può salvar. Felice sarà chi gusterà i privilegi della castità. Io non resto chiusa qua, non mi piace stare qua, io non voglio stare qua.